All'inizio di trasmissione devo fare un richiamo. È collegato Filippo con noi? Certo che sono collegato. Allora, tu ieri io sono un vagabondo come te. Ieri non eri allo sciopero. Mi dovevi mandare 3-4 medici. Ma non eri allo sciopero, ma non posso esserci, sono impossibilitata ad esserci. Ma scusa, hai fatto tutte quelle storie, hai chiamato la mattina, mi raccomando. Ho capito, però ho messo un video che tu mi hai mandato. Che ti ho mandato io, però. Se me l'hai mandato tu su Facebook di prima mattina. Perché secondo me poi non ho risolto tutte. Perché non lo so, secondo me la gente non c'è andata molto. Non c'è andata molto? No, secondo me no. E perché secondo te? No, la gente non vive questo problema. Io non lo so, però non vorrei sbagliare valutazione. Quindi sono aperto a tutte. Secondo me c'era, rispetto all'attesa e alla preparazione, pochi cittadini, secondo me. Però ti posso assicurare che c'è l'attenzione della stampa nazionale, Finalmente... E io non ho visto nulla. Tu no, hai visto... No, è in, come dire... È in lavorazione. È in lavorazione, perché anche noi siamo stati sollecitati a fornire un po' di materiale, insomma. Meno male, questa è una bella notizia, diciamo. Perché era... Hai visto che ha detto Oliverio oggi, ma questa storia del commissario è una telenovela. Ha ragione però, è diventata una telenovela. Una cosa ridicola questa, una cosa ridicola. È una telenovela ridicola. Ridicola che per come si concluderà, si poteva tranquillamente concludere 3 mesi fa. Arriverà un tecnico, no? Credo di sì, credo che dalle cose che si percepiscono arriverà un tecnico. Tu hai già il nome? Ma non lo so, si fa il nome di questo Urbani, ma poi secondo me alla fine non sarà lui. Lusetti? Questo è il nome che circola più, come dire, quello più... Eppure sono convinto che ci sarà una sorpresa. È possibile, Correnzi c'è da aspettarsi tutto. Una sorpresa, perché ieri il segretario regionale Magorno ha detto tranquilli, martedì arriverà il commissario. Quindi ci sarà il commissario. Sì, martedì c'è, però... Hai letto cosa ha detto oggi la Corte dei Conti? Mamma mia. La corruzione... Sia anche in riferimento alla sanità. Alla sanità. Ha detto le cose terribili sulla sanità. Poi, sanità. E allora, rispetto a questo qua, guarda che parterre ora finalmente si è aperto. Guardate, praticamente il gota del sindacalismo e dei medici di Cosenza. Invece un paio di questi non potevano venire che mi aiutavano a me con la gamba, no? No. Niente, se ne sono fregati tutti, vabbè. La corruzione è un sistema, ha detto il Presidente della Corte. E la sanità è quella più coinvolta in questo meccanismo. Poi ci sono i fondi comunitari a rischio truffa. La dottoressa Papalia sorride, Senti Filippo, prima di iniziare però, prima di Un bel tuffare, servizio manda, va. Vediamo questa clip realizzata. Guardiamola. Bisogna dire al presidente Scopelliti che io nel 2010 ho perso 4 medici. Cosenza non può essere penalizzata con vari strumenti come lo è stata e come lo è di fatto. Non abbiamo i mezzi per poter andare avanti. Il piano di rientro che invece della qualità sembra non interessarsi affatto. Bandiera nuova di zecca per questo sciopero storico per la bandiera, bandiera nuova di zecca di una categoria che ha molto bisogno della sanità, dei pensionati. Capitato nella storia dell'Annunziata, è successo nelle settimane passate che venissero sospesi gli interventi chirurgici già programmati? Mai successa una cosa del in genere. In quanti anni? 33. La carenza di personale medico e infermieristico che fa sì che non tutte le cose vengono svolte nel migliore dei modi, però chiaramente insomma dove in una sala andrebbero 6 infermieri, 7 infermieri, si lavora in 4,
l'immagini lei, voglio dire, la difficoltà, ritardi dovuti anche al fatto che le sale operatorie sono distanti dai reparti pure, insomma, per delle scelte fatte in passato, insomma. Di quante persone in più ci sarebbe bisogno per respirare un po'? Boh, non so quantizzare quanto, ma ci vorrebbe un bel numero di personale, sia medico che paramedico e ausiliario principalmente. Si è normalizzata un po' la situazione al pronto soccorso dopo le emergenze delle settimane passate? Insomma, turni massacranti, reperibilità più del dovuto, insomma tutto questo crea, voglio dire, uno stress non indifferente al personale che lavora. Più o meno è uguale, non cambia. Ma questi colleghi che si sarebbero sentiti male, abbiamo letto di infarti, ictus, per lo stress anche da lavoro? Molto difficile dire questo, ma comunque lo stress è importante. Lei la pressione? Sì. Io ci ho lavorato 30-35 anni, pronto soccorso, sentiva parecchio. E in passato si lavorava meglio, c'era più efficienza? Ma sì, c'era meno utenza comunque, perché mo tutti gli ospedali sono chiusi, quindi c'è più affluenza in questo pronto soccorso. I pazienti riuscite a curarli in sicurezza? Si fa il meglio. Si rischia? Sicuramente sì. Rischia. Eh sì, perché è un conto avere un paziente e dedicarci un numero di ore, è un conto avere una fila che preme. Questa è una cosa molto grave. Certo, per un ospedale regionale sì. Speriamo che si capisca che il motivo non è un motivo di sciopero per una rivendicazione economica o salariale o contrattuale, è un problema di sicurezza per i cittadini. Un ministro che non risponde, un premier che non risponde e il tutto che coincideva e coincide tuttora con l'assenza di un commissario per la sanità. Un ospedale ridotto grazie alle politiche perseguite con una logica solo ragionieristica, quindi hanno portato l'ospedale a languire giorno dopo giorno e hanno costretto gli operatori che hanno subito un vero e proprio assalto anche per la mancanza di strutture nel territorio, ci hanno stressati, ecco, noi siamo stremati. Questa scelta dello sciopero? È sofferta sì, perché viene dopo un lungo periodo di trattative, di lotte, ed era l'ultima cosa che proprio non ci auguravamo che succedesse. Insomma, cosa avreste voluto in tutti questi mesi che non avete ottenuto? Avremmo voluto innanzitutto un commissario, un direttore generale che potesse dare le direttive giuste, l'organizzazione giusta, e nei mesi scorsi le assunzioni. Facciamo parte di una graduatoria che fa riferimento a un avviso pubblico bandito nel 2011, graduatoria per incarico dalla quale sono stati assunti solo 10 infermieri. Questa graduatoria a tutt'oggi è attiva e viene utilizzata dall'azienda ospedaliera per le sostituzioni di malattia e maternità. Che
proceda con estrema urgenza allo scorrimento di questa graduatoria. Come tutti sappiamo, la sanità calabrese è nel piano di rientro, quindi non si possono fare altri concorsi a tempo indeterminato e sarebbe inammissibile fare altri avvisi pubblici ad incarico quando vi è già una graduatoria esistente. Pertanto noi facciamo appello a quello che è il perbenismo e le capacità del nostro neogovernatore Mario Oliverio affinché ponga fine a questo disastroso problema e che si eviti nel modo più assoluto che il nostro ospedale vada allo sfascio totale. Noi di turno ormai siamo 4-5 persone, insomma, e questo è lo standard perché non sono rimpiazzati coloro che vanno in pensione. Colleghi che hanno 62 anni, che ancora si trovano in servizio, non certamente hanno una resa come un ragazzo di 30 anni, insomma, avrebbero bisogno un attimino di essere rimpiazzati da altri. Europea ci ha dato dei limiti sugli orari di lavoro per i medici ospedalieri e noi siamo oltre, superiamo i 48 ore, le 48 ore di servizio settimanali. Questo è un guaio perché alla fine si risolve con una mancata possibilità di essere razionale, avere riposo e quindi mancato danno alla salute direttamente al medico e poi anche possibilità di mettere a rischio la salute dei cittadini. Questo è un ascensore che ci passa di tutto. Cioè vuol dire? Tutto. Dal morto al cibo, tutto. Dovrebbe essere tutto suddiviso, montacarichi. Invece qui se lei sta 2 minuti noterà che cosa sale. Quindi normalmente in ospedale ci sono degli ascensori adibiti ad esempio al trasporto dei cadaveri, altri a quelli del cibo. Dovrebbe essere così, ma non è così. Funziona tutto qua su questo ascensore. Quindi sia le pietanze che purtroppo tutto, i cadaveri. Tutto. Siamo diventati una macchina di produzione, veniamo considerati esattamente come le apparecchiature di cui ci serviamo. Arrivare in pronto soccorso per ognuno di noi, e anche noi siamo utenti, è un'impresa ardua. L'ospedale di Cosenza è stato depotenziato, sgretolato in tutte le sue funzioni. Bene, questa è la clip. Filippo, hai visto la clip? Sì, l'ho visto. Una parte l'avevo già vista per la verità. Racchiude un po' mesi di battaglie, di lotte sindacali e poi abbiamo concluso con questa immagine dell'assemblea, c'era gente, visto c'era gente, i cittadini c'erano, certo ci voleva più partecipazione. Più la domanda loro se questa valutazione nostra è giusta o no. Sì, un attimo solo, voglio solo dire che il pezzo che avete visto è stato montato da Rolfo Magliocchi, le immagini sono di Giampaolo Gregorace, di Michele Cava, alcune interviste di Emilia Canonaco. Parto subito con Luigi Ziccarelli della NAU. Ma noi obiettivamente siamo rimasti contenti. Come? Siamo rimasti contenti. Perché se avessimo dovuto organizzare uno sciopero nella speranza della partecipazione dei cittadini, forse si sarebbe dovuto fare di pomeriggio, perché un insegnante, un bancario, un impiegato delle poste, lasciare il proprio posto di lavoro per venire con noi, insomma era una cosa un pochino difficile da vedersi, e c'è stato. Però obiettivamente
quello che noi pretendevamo era una partecipazione di più dei medici rispetto alle altre occasioni. La percentuale? Ma la percentuale di adesioni che sono state registrate in direzione sanitaria sono state di 120 medici, però considerate su quanti? Allora, è oltre il 40%, però considerate i precettati, considerate i colleghi che erano smontanti da turni di notte, quindi obiettivamente c'è stata la risposta. E penso che sia un risultato dei sindacati tutti questa partecipazione, e soprattutto in una credibilità che forse prima mancava, proprio rispetto ai colleghi. Poi anche gli infermieri, insomma, forse ecco, lì si poteva aspettare qualche partecipazione in più, però ci sono stati, hanno contribuito con i loro messaggi alla riuscita dell'assemblea, della discussione dopo. Ecco, sentito. Dottore Ziccarelli, io capisco quello che lei dice, visto che però per quanto riguarda, brava Attilio perché c'è un fruscio sul microfono del dottore Ziccarelli, viste le cose che stiamo dicendo, visto l'impegno che taluni di noi operatori dell'informazione, noi qui sicuramente, stiamo da mesi mettendo nel denunciare la situazione, a un certo punto io ieri mi aspettavo una risposta di massa. Perché? Perché se la situazione è così grave, così come noi l'abbiamo dipinta e così come voi avete denunciato nella preparazione dello sciopero, e se le cifre che ieri ho ascoltato da parte dei rappresentanti sindacali sulle carenze degli organici di medici e infermieri, io dico, ma la città di Cosenza, l'Interland di Cosenza, dove erano ieri? Quello è il punto. Io mi aspettavo un cinema Italia stracolmo, perché è vero che era di mattina, però è vero anche che, come lei sa meglio di me, ci sono tanti nulla facenti in giro per la città tutto il giorno, ci sono tanta gente che non lavora, ci sono disoccupati, ci sono casalinghe, voglio dire, c'è tutta una popolazione che poteva e che io non ho visto, punto. Ma forse è il fatto che il cittadino in ogni caso, rivolgendosi in ospedale fino a oggi, le risposte le ha ottenute. Cioè anche se noi lavoriamo facendo salti mortali, in ogni caso chiunque si presenta in ospedale per qualsiasi patologia trattata in ospedale viene regolarmente trattato. Forse il giorno in cui diremo adesso basta, non si fa questo, non si fa quest'altro, forse il cittadino capirà che ha sbagliato a non essere con noi ieri. Però obiettivamente no. Resta il fatto che... Luigi, che tiene anche presente che il popolo è sfiduciato, cioè crede poco sia la possibilità di risolvere i problemi, sono sfiduciati verso la classe politica, e giustamente tu hai detto una cosa importante, il sindacato ha dovuto riprendersi una credibilità che forse in passato, no, aveva perso. E allora noi abbiamo dato credibilità di nuovo al sindacato e lo abbiamo fatto tutti insieme. Tutti sanno che siamo stati veramente apartitici e apolitici, quindi non abbiamo sentito nessuno, siamo andati avanti secondo le nostre idee e siamo stati aperti a tutti i contributi politici di chi ha voluto darci una mano, destra, sinistra, centro, chi ha voluto interessarsi delle problematiche dell'ospedale. Ci sono stati questi contributi, sono arrivati. Allora, i contributi, sostegno c'è stato. C'è stato, guarda, noi dobbiamo essere onesti, il Comune di Cosenza ci ha sostenuto, non possiamo dire diversamente. Il sindaco fece una cosa unica in Italia, tu sai bene, direttore, un'ordinanza di assunzione straordinaria di alcuni medici in pronto soccorso. Lui stesso al Cinema Italia lo ha detto, era quasi stata concordata questa ordinanza con l'ex direttore generale che poi ha impugnato il provvedimento. Comune di Cosenza ci è stato a fianco, dobbiamo essere onesti. Altre istituzioni? Sinceramente non abbiamo avuto contributi. Teresa Papalia.
Ma io volevo aggiungere che effettivamente mi trovo d'accordo con Filippo, la città non c'è stata. E laddove un titolo di un quotidiano locale di oggi parla di flop, che io giudico, cioè che io ritengo che quello sia un giudizio, mi sembra più giusto dire la città di Cosenza non ha risposto. Certamente. Ma non ha risposto Filippo, ahimè, tu lo sai che io non sono cosentina, tu invece sì. Non voglio dire perché i cosentini sono così, ma ti dico perché i calabresi comunque sono, hanno una cultura dell'assistenzialismo e anche del fatto di dire tanto se succede a me qualcosa c'è l'amico. Ho l'amico, brava, brava, c'è l'amico. Brava. E allora Filippo, brava, questo che cosa significa? Che noi dobbiamo fare cultura anche in questo senso. Perché deve finire anche questo piagnisteo dei calabresi, perché a me non sta affatto bene, caro Filippo, che la gente, quella che viene e urla perché non ha risposte pronte, poi non si presenta. Io stamattina ho visto un signore che veniva a chiedere conto del perché dal mese di settembre che rilista non era stato chiamato per un intervento chirurgico. Devo dire che io sono stata una spettatrice occasionale, non era il mio posto quello, e che l'impiegato poverino si è sforzato di dire. Dice, guardi, proprio per questo ieri i medici hanno scioperato. Ah sì, bravissimi, continuassero così. Credo che questo sia emblematico, caro Filippo. Certo, una vergogna. Ma quindi, al di là di quello che come sindacato abbiamo fatto e che faremo, io credo che c'è ancora da lavorare, proprio perché la gente deve cominciare a capire, non dico che ognuno è artefice, che anche le istituzioni vanno supportate, che ognuno di noi è un'entità giuridica, e che ci competono diritti ma anche dei doveri. Robert. Io penso che abbiamo ottenuto un successo, perché se pensiamo già l'anno scorso, noi stiamo lottando da gennaio del 2014, se poi pensiamo che abbiamo raccolto lì sotto la tenda e al gazebo che il comune di Cosenza ci ha aiutato ad averlo, abbiamo raccolto circa 9.000 firme, poi è vero che alla marcia ad aprile c'era poca gente, ma io credo che ieri abbiamo ottenuto un risultato, perché io ho ricevuto tante telefonate di persone che sono complimentate con noi, e anche perché insomma il fatto è vero che se non viene sbloccato il turnover c'è un problema, è un problema grosso. Ma è uno dei tanti problemi il turnover, no, non è solo una questione di turnover, abbiamo visto alla scheda alcune anomalie che ci sono, insomma bisogna rivedere molte cose, Gualtieri, bisogna vedere davvero di rimpostare questa struttura, che è una struttura che adesso serve un territorio immenso, perché se gli altri ospedali sono chiusi, se si fa ricorso solo all'ospedale dell'Annunziata, come si fa? Bisogna attrezzarsi, e così com'è l'ospedale non può garantire, parliamoci chiaro, insomma non può essere, non può dare risposte a tutti contemporaneamente in maniera efficiente, in maniera di servizi di qualità, non li può fare, onestamente, l'abbiamo visto, c'è un ascensore dove ci passa di tutto, ma che scherziamo. Assolutamente, ma sicuramente l'ospedale di Cosenza non può rispondere a tutto, ma anche da ne viene che no, il problema non è solo l'ospedale di Cosenza, il problema è un'idea di sanità, è un'idea di sanità regionale, è un'idea di programmazione seria e non di semplici tagli, è un'idea di indagare quali sono i bisogni di una intera popolazione e comportarsi di conseguenza, cosa che non viene fatta oramai da tempi immemorabili. Adesso sui giornali tutti si allenano a ricordare dai tempi in cui sono cominciati i disastri. Ognuno dimentica quello che gli fa comodo e ognuno vuole cancellare qual è la sua parte di colpa reale.
Allora c'è chi attacca, c'è chi si difende, senza però portare dati reali, ma facendo filosofia. Però una cosa la devo dire, ieri mi arriva una telefonata dopo il nostro telegiornale, c'è un cittadino che mi dice sì, oggi i medici scendono in piazza, d'accordo, siamo con loro, sosteniamo in questa battaglia, ma quando venivano compiuti tutta una serie di errori di manovra in questo ospedale, dove erano? Perché non hanno protestato, ecco. Perché non si sono fatti sentire, perché non hanno chiesto allora il nostro aiuto, il nostro contributo alla lotta, perché allora si poteva fare qualcosa, oggi c'è da recuperare. Sì, questo è il parlare dopo, perché Teresa diceva una cosa giusta, è un problema culturale. Io sono ancora più pessimista di Teresa, nel senso che il calabrese, il cosentino, perché io sono di Cosenza invece, quindi posso parlare di me. I cosentini siamo rimasti più o meno al Medioevo, nel senso che continuiamo a sentirci sudditi. Noi siamo sempre pronti ad andare a fare la supplica al piccolo vassalletto che in quel momento è in auge, ma non abbiamo mai la forza di dire sono un cittadino, ho dei diritti e questi diritti pretendo che siano rispettati. Perché il cosentino, ed è giusto, ha sempre il pensiero dell'amico, anche per fare un certificato di nascita, la prima cosa che pensa è se conosce qualcuno all'ufficio d'anagrafe, non è che va direttamente allo sportello a chiederlo. Perché... Ma questa non è una caratteristica dei cosentini. Non è solo cosentino. Io ho detto, siccome sono cosentino, parlo dei cosentini. Non è posso... una caratteristica degli italiani questa. Ah, senz'altro, questo è vero. Però ripeto, io non coinvolgo altre etnie perché parlo della mia e quindi nessuno mi può dire che sia campanilista o che dica delle falsità. Bene, io devo mandare la pubblicità. Sbrigati. Che se no come campi, tu manda sa pubblicità e sbrigati. Torniamo in studio. Filippo, hai visto? La pubblicità sì. È andata precisa. E una La pubblicità l'hai mandata con qualche minuto di ritardo. Ecco qua. Allora. Voglio fare solo... Parla tu. No, una curiosità. Lo chiedo a Luigi Ziccarelli. Ma è vero che chiude Mariano Santo? Che si dice? Intanto, perché ce lo siamo detti prima e non l'abbiamo fatto. Grazie per la vostra ospitalità, continua ed è veramente siete gli unici che ci state supportando, quindi in ogni caso siete voi che entrate nelle case, voi televisioni, voi ci siete, quindi noi anche se i cittadini ieri non l'abbiamo visto. Vabbè, l'hanno visto, hanno visto oggi. Poi... E intanto complimenti per quella clip che è stata veramente fatta bene, ha chiarito tanti passaggi, tra l'altro denunciati da noi anche un anno fa. Il fatto dell'ascensore è un fatto di una gravità. Vabbè, ma è una delle tante l'ascensore, ma perché là Emilia nel suo servizio ha messo in luce la cosa più grave che risale a come è stato costruito questo ospedale, alla lontananza delle sale operatorie dai reparti, ma vi rendete conto? Cioè uno si ammala, io ci sono passato recentemente, per scendere dai reparti alle sale operatorie gli piglia una polmonite. Dopodiché viene operato per una cosa e invece ne pigli un'altra. Cioè, ma per non abbiamo parlare, chiaro il quadro. Per non parlare che non c'è lo scambio di barella. Insomma, no, non esiste nulla. Vabbè, quello ne avevamo parlato pure l'altra volta. Mariano Santo. Chiude o non chiude questo Mariano? Lo vogliamo capire noi però. Allora, le voci... Allora, obiettivamente non è stato dato nessuna notizia ufficiale. Sono voci di corridoio che si sosseguono. Nel Mariano Santo si sosseguono forse... più che da altre parti. Luigi lavora al Mariano Santo. Io sì, la mia struttura è presso il Mariano Santo. Ma è stabile il pezzo dove ma noi lavoriamo con due bunker, quindi i bunker obiettivamente dovrebbero essere anche resistenti a un eventuale terremoto, quindi obiettivamente ha delle fondamenta proprio la nostra struttura, quindi è attaccata al Mariano Santo, ma è come se fosse allo stesso tempo... è staccata. Quindi gli altri disposti poi lasciano lì perché c'è il bunker. Quindi... Ma obiettivamente sì, il bunker, le rotelle al bunker non penso che riescano a metterle. Gli altri reparti possono essere
trasferiti, però obiettivamente penso alle criticità di una dermatologia che si sposta, di una pneumologia che si sposta, pensiamo all'attrezzatura che è dentro la fisiopatologia respiratoria, sono le campane dove fanno le varie prove di funzionalità respiratorie, parlo all'allergologia, parlo all'oncologia, parlo tutte queste strutture che sono ubicate presso il Mariano Santo. Vedremo, sapevo che c'era oggi una riunione tra ingegneri proprio per discutere. Ma è stata dichiarata poco tempo fa una struttura stabile, adesso instabile. Ma in effetti sono partiti, perché era stata chiusa un'ala del Mariano Santo per fare lavori di ristrutturazione. Adesso che cosa sia successo bene durante questi lavori non lo sappiamo. Sono in corso ancora. La stabilità dell'edificio non garantisce più. Ma e queste sono le voci che stanno girando. Non è più statico, cosa è successo? Non si capisce. A noi, ecco, sono parole riferite. Quello che ho sentito è che sembrerebbe che c'era una copertura anni fa in Eternit che è stata rimossa, però non è stata. Copertura in Eternit in ospedale è veramente. Però se consideriamo gli anni che hanno di costruzione del Mariano Santo. Però se lo devono ricostruire o devono intervenire, ristrutturare con la tempistica che ha caratterizzato la costruzione dello stabile di fronte al Mariano Santo, beh, io dico che con altri 20 anni, 20, 25 queste anni. Sono tutte poi le scelte che vengono fatte e sappiamo come vengono fatte. Fatto sta che comunque tutt'oggi, malgrado queste parole, ci sono dei lavori presso l'ufficio del CUP, hanno costruito, ormai è quasi ultimata, tutta una passerella per consentire alle persone con deficit di entrare direttamente al primo piano dove è ubicata, diciamo, la radiologia, la pneumologia, e quindi non lo so adesso come. Chiuderà pure il Mariano Santo. Ha già chiuso praticamente. Ha già chiuso il Mariano Santo. Ma io vorrei capire una cosa. Ora, sindacati medici e sindacati confederali, il passo successivo vostro quale sarà? Perché ha ragione la dottoressa Papalia, il titolo flop francamente non è quello il punto, non è assolutamente così. Cioè, già aver sollevato nei termini in cui voi l'avete sollevato in maniera giusta, corretta, tant'è che la stampa nazionale se ne sta occupando, perché è cosa rara che i medici e gli infermieri organizzino uno sciopero non per la tasca o per il vil denaro, ma diciamo per motivi sociali e civili. Il passo successivo vostro quale sarà? Se ci avete pensato già. Ci abbiamo pensato, sì. Quello di ieri lo considereremo come un punto di partenza. Noi siamo determinati a continuare nella lotta. Se sarà necessario ci autosospenderemo. Mamma mia. Sì. Perché, e non solo, cioè possiamo anche eventualmente pensare a rinunciare ad una parte del nostro stipendio per prendere gente giovane. Questo però, vedi Filippo, al di là e di quelli che. Mi scusi, dottoressa Papalia, e lì forse gli utenti se ne accorgeranno allora finalmente? Beh, certamente, ma gli utenti, sai, per i motivi di cui si diceva prima, ma gli utenti si accorgono di quello che vogliono. Quindi se qualcuno è interessato, ma lo è realmente, si accorge anche di cose di cui potrebbe non accorgersene. Il personale sanitario rema tutto nella stessa direzione? Certo. Anche su questo non è vero che ci sono poi alla fine questi contrasti con gli infermieri. È chiaro che i medici sono stati l'elemento trainante. Siamo scesi noi in piazza da un anno, però gli infermieri sono venuti, né abbiamo mai nascosto a nessuno che oltre alle carenze nostre c'erano anche quelle infermieristiche. Quindi abbiamo sempre dato le cose, le cifre, i numeri, Rodolfo poi in modo particolare, dai numeri, con assoluta onestà. Poi gliele facciamo dare i numeri a Rodolfo. Certo, e comunque dicevo, è chiaro che noi faremo queste cose, però vedi Filippo, nel momento in cui io ti dico questo è il punto di partenza,
Questo lo pensavo ieri, ma quando mi sveglio stamattina e leggo che con il governo Renzi ci sono altri 2 miliardi tagliati in sanità, ebbene lì mi preoccupo veramente, anche perché la responsabilità di questi tagli ulteriori viene data alle regioni. Addirittura il governo giudica deboli le regioni, perché questi tagli sono scaturiti dalla conferenza Stato-Regione. Voglio sentire Robert Tenuta che voleva intervenire prima. Sì, direttore, se lei mi consente, volevo anche dire, noi ieri eravamo compatti, tutte le categorie per lo sciopero, perché non erano solo medici, io sono un biologo, c'erano gli infermieri, c'erano i tecnici, però visto che il collega Gualtieri e la collega Papalia ieri hanno dato dei numeri, di biologi ce n'erano pochi, perché noi abbiamo 29 posti in pianta organica, ma sono coperti solo 10 posti, quindi mancano 19 biologi, mancano 2 farmacisti, mancano 3 fisici che servono lì in fisica sanitaria per la radioterapia. Quindi su 52 posti in pianta organica sono coperti solo 23 posti. Abbiamo, magari la città non lo sa, c'è l'unico centro di riferimento per la donazione, per il trapianto delle cornee, che è la Banca Occhi, si trova a Cosenza, e abbiamo 3 colleghe che vanno avanti da 10 anni con borse di studio. Quindi dobbiamo sbloccare questa situazione perché c'è bisogno. Quindi voglio dire, ieri eravamo tutti presenti, tutti per lo sciopero. A scioperare magari hanno dovuto garantire i turni nei reparti, i miei colleghi per esempio Sezzi hanno dovuto garantire i turni e non erano presenti, però effettivamente la situazione è grave. Altri numeri, Rodolfo? Rodolfo l'ha fatti ieri, Rodolfo. No, aspetta, facciamo qualche numero, lascia stare. Chi non c'era, scusa, non deve saperli questi numeri. Ma ripete sempre gli stessi numeri, Rodolfo, dai no. I numeri, Rodolfo. Sono 3 anni oramai che ripetiamo sempre gli stessi, anche perché in effetti sono gli ultimi numeri ufficiali. Io questi che diceva adesso Robert Tenuto non li conoscevo. No, perché questi sono molto più... E vedi che abbiamo... Certo. ...la dirigenza sanitaria in quanto... Ma chi te l'ha fatto fare dall'America a tornare in Calabria? Avevo l'amore per la Calabria, ma non è detto che potrei anche ritornare negli Stati Uniti. Non lo so, vedremo. Allora, il problema dei numeri oramai è diventata anche una cosa superata. Sì, perché superata. Noi, oramai è superata perché... No, non è più solo questione di numeri, i numeri sono disastrosi, non conviene neanche più ripeterli, perché non c'è una struttura complessa. Ma due regali, due numeri, due. Regalaci due numeri. Li gioca all'otto, te li giochi. No, io voglio sapere quanti medici mancano. Circa 250. Quanti infermieri mancano? Circa 200 e rotti, 210, 220 infermieri, 180 OS. E io è da tempo, è da un anno, che continuo a ripetere, che per carità, è da medico lo dico, mancano 250 medici, ma ce ne possiamo mettere anche altri 1000, ma se io non ho l'infermiere che poi va ad eseguire quelle che sono le mie indicazioni, se non ho l'OS che mi prende il paziente dal pronto soccorso e me lo porta a fare la radiografia, e quindi quel paziente rimane lì in attesa, visto da un medico, ma non riesce ad eseguire l'esame per poi tornare ed avere una diagnosi. E che cosa facciamo? Qui il Gangemi, quando ebbe la possibilità di fare una ricognizione sul famoso 15% Balduzzi... Lui nel 2011 ha fatto 30 assunzioni. Sì, di precari sì, li ha fatte. Quando ancora però è quello che Adocciuto aveva detto, sì, fai l'ordinanza e dopodiché l'hai bugnata. Ma lui dice che no, lui l'ha può bocciata, dire quello che vuole, no, ci l'ha sono bocciata i dati l'ufficio storici. L'ha bocciata l'ufficio del commissario. Ci sono i dati storici. No, dico, lui dice l'ha bocciata il commissario. Ma l'ha bocciato un commissario che allora neanche c'era. Cioè c'era un ufficio del commissario. Ricordiamoci che abbiamo avuto un ufficio del commissario con 5 livelli decisionali, che anche quando il commissario c'era non si riusciva ad avere una decisione reale, perché quello che diceva il commissario veniva contrastato dal dirigente all'attuazione del piano, il quale litigava con il subcommissario perché non si trovavano sull'ultimo decreto uscito fuori da... Cioè era un contrasto continuo, ce lo siamo dimenticati. Ma non poteva essere diversamente, un generale della finanza in sanità. Cioè, ma dai, è vergognoso, diciamocene le cose. Qual è i passaggi notizia? Sono stati questi. Fammi dare la bella notizia. Il 16 febbraio del 2015 il BUR della Regione Calabria ha pubblicato un bando
per il conferimento di incarichi per medici in pronto soccorso, accettazione e medicina all'azienda sanitaria provinciale di Crotone. Quindi, se l'ASP di Crotone è riuscita a pubblicare questi bandi sul BUR, noi adesso chiederemo all'azienda ospedaliera di Cosenza di fare altrettanto. Non credo che la Regione, se sono stati pubblicati questi bandi sul BUR per Crotone, noi andremo a chiedere spiegazioni su questa cosa, perché la nostra azienda ci ha sempre detto che non poteva assumere. Sono incarichi a tempo determinato. Ho capito, ma la vogliamo dire una verità con voi stasera? La situazione dell'ospedale dell'Annunziata, così parliamo chiaro a tutti quelli che ci ascoltano, a Cosenza, a Catanzaro, a Reggio, a Vibbia, a Crotone, non è la stessa dell'ospedale di Catanzaro, non dell'ospedale di Treviso, così ci capiamo fra di noi. Cioè, a Cosenza la situazione è peggiore dell'ospedale di Catanzaro, dove non è che navigano nell'oro, tanto per capirci, però è diversa. La stessa situazione del personale del turnover è diversa a Cosenza, esatto, rispetto a Catanzaro. Allora qualcuno mi deve spiegare perché. Qualcuno mi deve dire quello che hanno fatto i responsabili, i manager dell'Annunziata, quello è il punto. Quindi il signor Gangemi può dire quello che vuole. Il signor Gangemi può dire quello che vuole. Ci sono i dati storici che parlano. Cioè la situazione dell'Annunziata, dei medici, del personale, del rispetto minimo è diversa da quella dell'ospedale pugliese, da cui dista 85 chilometri. Qualcuno mi deve dire perché? Quella è la domanda mia. Punto. Senza camminato, sempre una velocità ridotta rispetto alle altre città. Adesso, incapacità manageriali, incapacità politiche, o un intreccio tra di loro, tra politici e manager, hanno portato Cosenza a questa situazione. Se i precari a Cosenza sono molti di più e alle altre parti le hanno stabilizzato appena ci sono state le possibilità, questo la dice lunga, su come hanno voluto gestire Cosenza. Avevano un piano ben preciso i manager che si sono distruggere l'ospedale di Cosenza, ci sono riusciti. Noi adesso dobbiamo però ripartire. Questo è quello che noi vogliamo fare come sindacato. Robert, nel 2009, quando noi abbiamo avuto tre direttori generali, Catanzaro e Reggio hanno stabilizzato i loro precari, invece noi siamo andati alle riunioni sindacali chiedendo la stabilizzazione dei precari e noi ancora abbiamo circa 30 medici precari, ma da 10 anni, da 12 anni. Abbiamo biologi precari, abbiamo fisici precari, abbiamo psicologi precari. Questi non sono stati stabilizzati e hanno già 10-12 anni di servizio, mentre a Catanzaro e a Reggio Calabria sono stati tutti stabilizzati. Perfetto, purtroppo. Perfetto. Ma io infatti volevo aggiungere anche un'altra cosa. Nel progetto generale, uno volendo essere proprio cattivo, potrebbe andare nella memoria a ricordare qual è la storia degli ultimi 15 anni, 16 anni di Cosenza. Sono partiti da Pelaia, qualcuno si è avventurato a dire che l'inizio dei problemi dell'Annunziata è dalla direzione Pelaia. In effetti l'inizio dei guai è antecedente. Molto antecedente, Rodolfo. Molto. Ti prego. Perché abbiamo avuto un periodo prima di Pelaia nel quale si è fatto strage il sacco dell'Annunziata, nel quale si è dato mano a spese e soprattutto nell'organizzazione a danni che non si sono più riusciti a recuperare. Fu fatta una organizzazione all'epoca, quando partirono il discorso delle strutture semplici, strutture complesse, strutture dipartimentali, epoca Belcastro, per capirci. I famosi topolini. I topini, sì, che poi dopo aver disastrato l'Annunziata andò a disastrare il Campanella, poi ci chiediamo perché certe cose non funzionano. Musica per le mie orecchie, Perché ce lo ricordiamo tutti il problema che un centro ricerche c'aveva i topini, quindi vuol dire che le ricerche le faceva, no? Allora, partiamo da lì e andiamo. E da lì vorrei ricordare che da allora non c'è mai stato un direttore generale di Cosenza. Da allora mai abbiamo avuto Regini, Catanzaresi, delle serre
Catanzarese, Cosentini, mai più. Allora, se uno volesse essere cattivo, l'ultimo è stato Pietramala. L'ultimo è stato Pietramala, peraltro per poco tempo, e come si dice, in copertura, perché lui era all'ASP, sì. Ecco pre. E tanto per capirci, per dirlo io, lo dico io e non lo dicono loro, quella parentesi di Pietramala non mi pare che fu la peggiore, tanto per capirci. No, assolutamente no. Condivido. Assolutamente no. Fu anzi quel periodo, come voi tutti ricordate perché siete medici, che in cui l'ospedale civile di Cosenza ebbe un minimo, non assai, ma un minimo di fulgore nel panorama regionale. Non che ora i medici non siano bravi, siete tutti bravi, però purtroppo la situazione complessiva che viene percepita all'esterno è questa qua. Quindi qualcuno me lo deve spiegare quello che è successo, perché il manager, Luigi, perdonami pure tu, il manager che è stato mandato a Catanzaro l'ha mandato scopelliti, mica così come ha mandato qua a Gangemi, mica l'aveva mandato un altro. Il manager, che è una manager fra l'altro, che ha operato al Pugliese di Catanzaro, universalmente da tutte le parti politiche, di destra e di sinistra, è stata riconosciuta come una manager che ha saputo operare per il suo ospedale. Quindi qualcuno se la deve assumere la responsabilità. Non è che questa situazione è figlia di nessuno. E ho capito, no, ma chi se la assume? Questa è stata deliberata volontà, caro Filippo, di smantellare l'ospedale di Cosenza. Perché hai ragione. Gli stessi politici hanno messo le figure nei vari posti. Quella di Catanzaro ha lavorato, quello di Reggio, per carità di Dio, sono state capaci anche di pigliare milioni in più con il centro cuore. Quindi qui c'è stata una deliberata volontà di affossare Cosenza. Però, ed è inutile annacquare le responsabilità. Ma scusate. È così, Filippo. Assolutamente. Quando c'è stato un periodo in cui l'ex presidente della regione Scopelliti veniva spesso a Cosenza e veniva spesso in ospedale, io ricordo le conferenze stampa con le slide, le crescite, lo sviluppo, il taglio, la possibilità, pronto soccorso, le cose, però lì io ricordo una sola volta una contestazione, poi non ricordo altre di contestazioni. Ma da parte di chi? Chi è che doveva contestare? Doveva contestare? Ma anche i primari, non è che mi pare, è vero che ne mancano 16 in pianta organica, però sono mancati negli anni, all'epoca si sono fatti mettere non so che cosa in faccia, ma forse no, per altre cose, ma non hanno protestato, perché se uno vedeva depauperato il proprio reparto, se fossi stato io il primario di un reparto, sarei intervenuto sbattendo le mani. Noi stiamo dimenticando l'appartenenza politica, la promozione di questo tipo di andazzo. Oggi siamo anomali perché ci siamo riuniti 8 amici al bar che non abbiamo mire di carriera, e quindi facciamo le cose così sull'onda dell'entusiasmo e dell'amore per un ospedale che stiamo vedendo morire. Ma fin qui la gente ha ragionato guardandosi il proprio orto, esatto, e con la logica proprio del premio per l'appartenenza politica, diciamole queste cose. Certo che è così. Sembra che siamo tutti, che ci scopriamo tutto oggi. O vogliamo ricordare, lo vogliamo dimenticare, ne parliamo dopo la pubblicità, a tiro dell'inchiesta della Procura della Repubblica che è stata aperta anche su questo settore della sanità a Cosenza, ne vogliamo parlare anche di questo. Come no? Così magari scopriremo anche altre altarine. Allora, devo mandare la pubblicità. Manda la pubblicità, che se no non riesci manco a mangiare, guarda come sei fatto, la metà sei fatto, pare che viene dall'Africa. Un attimo, perché dobbiamo salutare Luigi Ziccarelli che deve tornare in ospedale. Dottore Ziccarelli, arrivederci. Speriamo di vederci presto. In ospedale, quindi noi non in ospedale però. Dipende da voi però, quando mi libererete ci vediamo. Da voi medici. Non liberatelo, lasciatelo a casa. Lasciatelo a casa, non liberate, lasciamolo lì. La pubblicità tra poco. Attrattivo.
Sì, sono d'accordo. Siamo tornati in diretta. Con chi sei d'accordo? Con chi sei d'accordo? No, stavamo parlando che praticamente alcune stagioni fa, insomma, questo ospedale è un punto di riferimento. E certo, quella è la mia rabbia. Figurati, perché abbiamo grandissimi professionisti. Quella è la mia rabbia. Poi a un certo punto c'è stato una sorta di, come dire, si è trasformato in un luogo del consenso e allora lì ha cominciato a perdere colpi, è stato messo in mezzo, lotte intestine all'interno dei partiti, io faccio un dispettuccio a te, tu lo fai a me, insomma, senza pensare che facendo così questa struttura che, sanitaria che è stato un fiore all'occhiello per tantissimi anni, rischiava man mano di scivolare sempre più giù, sempre più giù. E qualcuno questo, come dire, l'ha avvallato questo progetto, ci sono stati molti silenzi, qualcuno che doveva forse lanciare l'allarme e spiegare ai cittadini quello che stava avvenendo non l'ha fatto. E col passare del tempo, togli un mattone oggi, togli un mattone domani, alla fine ti ritrovi in questa situazione. Magari andiamo a capire perché non è mai arrivata la cardiochirurgia a Cosenza, no? Lo capiremo. Per favorire Catanzaro, no? Quando prima magari ne parliamo, no? Quando prima capiremo anche questi passaggi, perché ci sono... Dove ce n'era già un'altra. E così... molte cose stanno pian piano emergendo, stagioni buie, molto buie. Veramente triste, tristissimo per noi cittadini, per i medici, per gli infermieri, per tutti coloro i quali hanno, come dire, qualcosa, hanno un rapporto con questa struttura sanitaria. Ma senza arrivare ai grossi casi, no? Le cose poi molto spesso si capiscono bene dai piccoli episodi. Io vorrei ricordare che c'è stato un periodo, siccome io lavoro nel Dipartimento Materno Infantile in terapia intensiva neonatale, c'è stato un periodo nel quale il materno infantile di Cosenza era veramente un'eccellenza in Calabria, attraeva, avevamo primari come in neonatologia il dottore Corchia, come in chirurgia pediatrica la dottoressa Ricci Petitone. Quando Corchia andò a dirigere la terapia intensiva neonatale del Bambin Gesù, lasciando Cosenza, ci fu un famoso politico di Cosenza che dichiarò sui giornali che era orgoglioso che un primario di Cosenza andava al Bambin Gesù di Roma, facendo capire che tipo di mentalità abbiamo. Cioè saremmo dovuti essere orgogliosi del contrario, cioè se Cosenza riusciva ad attrarre un primario che prima lavorava al Bambin Gesù e non il contrario. Eppure su tutti i giornali uscì a grandi titoli uscì fuori questo tipo di mentalità. Questa te la dice lunga sulla capacità di programmare e di capire quali sono le vere esigenze di un ospedale. E invece dov'era il vero orgoglio? Che si liberava un posto e poi si poteva vedere cosa fare. Sì, però infatti noi che cosa abbiamo chiesto poi? Sì, le assunzioni per carità, tamponare l'emergenza, però l'ospedale di Cosenza non può essere visto solo come il problema del pronto soccorso, se no altrimenti non ci siamo proprio. Io capisco che l'impatto è quello, cioè che arriva il paziente, sta 12 ore, 24 ore, non trova il posto letto, subisce dei disagi. Il problema dell'ospedale di Cosenza è la riqualificazione, noi dobbiamo fare alte complessità come una volta, direttore. Cioè noi dobbiamo dare risposte nei vari settori di qualità ed è per questo che abbiamo chiesto un commissario che capisca di sanità e poi le nomine, mancano 16 primari, facciamo nomine meritocratiche, cioè noi dobbiamo riportare qualità e complessità nel nostro ospedale, perché noi eravamo questo, eravamo un ospedale di grandi eccellenze, chirurgia pediatrica, anestesia e rianimazione, ma insomma non voglio dimenticare nessuno, cioè davamo risposte alla Sicilia, alla Basilicata, adesso i nostri pazienti vanno loro in Basilicata, cioè è una cosa assurda, non possiamo accettare più queste cose. Anche il reparto di cardiologia è stato sempre un fiore all'occhiello di questo ospedale. Certo. Però parlavo l'altro giorno con un amico, al cardiologo mi diceva siamo messi maluccio, insomma. Tutti sono messi male. Ha detto facciamo il possibile, noi eravamo pronti anche per cardiochirurgia, insomma, perché le professionalità c'erano tutte, però
qualcosa. Lì però mi permetto di dire una cosa. Il bacino d'utenza per una cardiochirurgia... 200.000... Ogni 200.000 abitanti. No, ogni 2 milioni, 2 milioni, 2 milioni di abitanti. Scusa, 2 noi milioni. Ne abbiamo 1.800.000 e questi sono stati capaci di programmare 3 cardiochirurgie, di cui 2 nella stessa città. È appunto. Catanzaro. È questo. Questo è un dato. Questo è spreco del denaro pubblico. La Corte dei Conti su questo dovrebbe andare a guardare. Queste sono le cose che dovrebbe andare a vedere. Com'è possibile creare 3 cardiochirurgie in una regione che a stento ne può reggere una. Perché per carità, tutti quanti noi vorremmo la cardiochirurgia nei garage sotto casa, perché sai, non si sa mai, ti può succedere qualche cosa. Ma questo non serve. In medicina questo non serve, avere la cardiochirurgia sotto casa. Con i costi che ci sono, con i costi che ci sono. Ma non serve anche perché una cardiochirurgia che serva 200.000 abitanti non ha il know-how, non acquisisce il know-how sufficiente a garantire degli interventi di alta qualità. Questo è il vero problema. Allora il problema non è avere 300 cardiochirurgie, è averne una buona e una rete che permetta la stabilizzazione e il facile trasporto in sicurezza del paziente alla cardiochirurgia di riferimento. E questo vale per tutto. Vale per la cardiochirurgia, ma vale per la terapia intensiva neonatale, per la radiologia interventistica, vale per la chirurgia toracica, per tutto. Allora, questa è la programmazione che è sempre mancata in Calabria. Noi non abbiamo mai avuto una programmazione seria, ma abbiamo solo pensato a sistemare il piccolo campanile, il piccolo amico. L'amico degli amici. L'amico degli amici, e non abbiamo mai fatto una seria programmazione. E dire a noi cosa serve. Apriamo 3 cardiochirurgie e chiudiamo i centri di oncologia. E appunto. Apriamo... Lasciamo perdere però la storia della Fondazione Campanella, perché riguarda, perché apriamo un capitolo che credo che la prossima settimana facciamo la trasmissione, no? Sì, assolutamente sì. Quello è un altro capitolo. Sì, sulla cardiochirurgia, no, tu hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione. Il punto qual era quando io l'ho sollevato? È che non è che qualcuno ha detto dobbiamo chiudere una delle due di Catanzaro, perché quella là era la linea giusta. No, lì sono rimaste 2 a Catanzaro. Reggio Calabria, la storia è nota perché è di questi giorni. Dopodiché, voglio dire, non è un ragionamento municipalistico, tutt'altro, ma se tu decidi di farne restare 2, magari una la sposti nella zona di Cosenza Nord, visto che Reggio si può appoggiare anche su Messina. C'è Messina. Quello era il solo ragionamento. Invece, dopodiché, il potere politico di allora, che era un potere politico di centrosinistra, lo vorrei ricordare, non aiutò questo tipo di operazione, facendo sì che a Catanzaro restassero 2 cardiochirurgie. Quel potere politico di centrosinistra che tu citavi, non dobbiamo scordarci che voleva costituirsi... No, perché Rodo, lo dico perché noi non facciamo sconti a nessuno, no, destra, certo, sinistra, certo, non ce ne frega niente. In questo salotto sconti a nessuno. Ma infatti io ci stavo... Gli sconti si fanno a gennaio, punto. Ci stavo mettendo... Quei sono i saldi. Ci stavo mettendo il carico sopra. Era quello stesso potere politico di sinistra che voleva costituirsi parte civile nel caso della ragazza di Vippo. Monteleone. Sì, Monteleone. Come se quel potere politico non fosse il responsabile principale di quello che stava succedendo. Condannato in Cassazione con sentenza passata in giudicato. Va bene. La storia questa è. Sì, lo so. Cioè, non lo dire a me, perché noi abbiamo scritto anche un modesto sempre libro, modesto, sempre modesto libro, devi essere libro d'inchiesta con Arcangelo, libro d'inchiesta. Non ti allargare. No, però ti voglio dire che in questo libro, lo cito, si chiama Codice Rosso, c'è il caso del centro cuore di Catanzaro. Noi lo abbiamo scritto 3 di anni Reggio fa. Calabria. Di Reggio Calabria, scusa. L'abbiamo scritto 3 anni fa. Con le cifre, spese e compagnia bella. Abbiamo scritto tempo fa, però insomma non è passato questo Ma hai scritto messaggio. Pure che Lorenzin andò ad esaltarlo. E come no? Abbiamo scritto anche un po' di cose. No, vabbè, ma questa è acqua passata. Lorenzin è venuta però, è venuta a vedere l'ospedale, siete messi bene, ha visto le sale operatorie, meglio no, ha detto che non bisognava più operare in quelle sale operatorie. No, ha detto non mi fate vedere altro perché sennò vi chiudo l'ospedale. Certo.
vado a Roma, intervengo subito. Che cosa ha fatto? Dopo 3 mesi sarebbe tornato. Niente. Aspetto un bambino ora però, eh. Appunto. Calma. Due. Veramente. Due. Adesso dico noi... uno per dirne due. Sì, adesso noi siamo in attesa e lei condivide la sua attesa con perfetto, noi. Perfetto, bravissimo dottoressa Papalì. Tutti in attesa siamo. Siamo tutti in attesa. Tutti ma in ora chi, dal commissario che vi aspettate voi? Ma intanto che ci sia quantomeno una figura da cui poi si possano partire dei provvedimenti, che si rimetta, si oli un poco la macchina burocratica quantomeno, che al momento è anche ferma. Poi... Dopodiché cosa noi come sindacato sicuramente proporremo, creeremo una piattaforma organizzativa, perché a questo punto non è più l'assunzione di pochi medici che può bastare per Cosenza. Dobbiamo un po' ridisegnare una sanità degna di questo nome, quindi noi sicuramente vogliamo, come dire, un interlocutore con cui cominciare a parlare. Certo non lo invidio proprio, un commissario che viene nominato di questi tempi con tutte queste problematiche. No, io poi penso che più che tecnico debba essere Superman. Sì, o con la bacchetta magica. O con la bacchetta magica. Sì. No, io mi chiedo, per esempio, poi leggevo l'altro giorno una lettera che mi mandava un telespettatore, il quale si è preso la briga di vedere tutte queste piccole strutture sparse sul territorio calabrese dell'azienda sanitaria territoriale, quell'ospedale, ma che fanno, ma quali risultati, che cosa c'è? Perché alla fine uno c'ha un progetto, no? Che quello dell'intervento per garantire servizi sanitari sul territorio, sì, ma che cosa, quali sono i risultati, che cosa viene prodotto, che cosa viene fatto, cosa si fa in questi centri, non si sa. Ma anche perché sono, ripeto, sono centri disgiunti da una programmazione seria. Come sono stati costruiti i centri in Calabria? Sono stati costruiti dal sindaco particolarmente potente in quel momento, che chiedeva un servizio che sarebbe potuto essere messo in conto a quel particolare centro di potere. E non perché veramente andasse a coprire un'esigenza, il clientes. E non perché andasse a coprire realmente le esigenze della popolazione. Ciò che fanno? Quali sono i risultati? Di qualcuno non si sa neanche. Non si sa niente, non si sa niente. Ci sono queste strutture sparse in tutto il territorio calabrese. Infatti sarebbe importante fare una mappa delle esistenze. Scusa, tu che cosa fai? Tu che cosa fai? Dimmi che cosa fai durante il giorno, dimmi quanto spendi al mese, quante persone quanto impieghi, produci. Quanto produci, perché voglio sapere quanto produci, perché i soldi della sanità finiscono tutti in questo grande calderone, si perdono in mille rivoli, perché nessuno sa niente. Ma nessuno sa niente. Io non so. Perché secondo Filippo, me a questo tu punto... hai report per quanto riguarda l'attività svolta tutta la regione da questi piccoli centri che lavorano? Hai qualcosa? Io no. Io non riesco ad avere nulla. No, forse loro, non lo so se Rodolfo e la dottoressa Papalì hanno qualcosa. Io no. ho chiesto di avere qualcosa. Ma... Non siamo riusciti manco come sindacato ad avere. Vedi, c'è una difficoltà, non lo so manco se qualcuno ce li ha, quello è il dramma. Ma io lo chiederei, ad Oliverio di mettere insieme un gruppo di lavoro per sapere che cosa produce la sanità in questa regione a 360 gradi, partendo dagli ospedali e finendo all'ultimo piccolo laboratorio che si trova nel comune più sperduto della Calabria. Voglio sapere che cosa produce. Io non so se i quattro ospiti, mi auguro per loro di sì, se hanno visto la precedente trasmissione che abbiamo dedicato alla sanità, in cui erano ospiti due dirigenti di aziende della Puglia, una della Puglia meridionale, una della Puglia settentrionale. No. Non l'avete vista, vostra fortuna, perché io mi stavo picchiando da solo, perché sembrava che parlassero due grandi manager di aziende sanitarie di regioni d'Italia in cui storicamente c'è stata sempre una sanità oculata, ben guidata. Invece erano provenienti anche loro da una regione che è stata in deficit fino a pochi anni fa, che ha dovuto chiudere, così come da noi, molte strutture sanitarie pubbliche,
Guardate, questi due signori hanno raccontato di una realtà, ma con grande nonchalance, con grande semplicità. Hanno raccontato di come loro sono riusciti ad uscire in poco tempo. Ora, parliamo di una regione che è confinante alla nostra. Ma di è una la Puglia, è un'altra regione, noi siamo io diversi. Dico, qual è il punto? Il dramma è la politica in Calabria che non funziona? Sì. Sì, sì. Anche perché il piano di rientro, caro Filippo, doveva servire per una riorganizzazione. Non era legato, o meglio, non presupponeva solo tagli. No, presupponeva dei disegni di riorganizzazione. Con minori risorse tu mi riorganizzi il sistema. Qui invece noi praticamente abbiamo ancora ulteriormente creato problemi. Cioè abbiamo tagliato finché non è rimasto più niente, ma tagliato al punto che non c'è un'idea di sanità. È questa la cosa. Dottoressa Papalì, io voglio sapere chi fa che cosa. Anch'io lo vorrei sapere. Io voglio sapere chi fa che cosa. Ed è giusto, chi bisogna pretendere di sapere questo. Chi fa che cosa? È possibile? Esatto, è una cosa così. Va preteso un Dipartimento Salute che con i suoi amministrativi non lavora per dare dati aggiornati su queste cose, è già un fallimento, o no? Certo. Ma voi sapete per caso che le prestazioni per i cittadini di fuori regione, fatte in Calabria, il poveretto del Piemonte che si trova in Calabria e finisce in ospedale per un problema grosso o piccolo che sia, dovrebbe andare in un conteggio nel quale poi la regione Calabria va a perequare le spese con quella regione. Mi spiego meglio. Se noi in emigrazione passiva spendiamo 1.000 con la Lombardia e poi abbiamo invece in regione nostra 10 lombardi che vengono a curarsi qui, per sbaglio, perché magari si trovavano qua, questo non è stato mai fatto. Cioè, la regione Calabria non è stata neanche capace di farsi dare i rimborsi dalle altre regioni. E tu pretendi di sapere che cosa fa il laboratorio di Valmontone da Basso? È impossibile. E allora come fai a fare un piano di rientro serio? Abbiamo speranze del governo. Perché dovevi farlo così, il piano di rientro serio, non tagliando gli ospedali, il punto più visibile della sanità. Non è così che si fa. Fai una ricognizione totale, ti rendi conto che ci sono alcuni servizi doppioni sul territorio, li chiudi. Tu mi dici che cosa fai, io ti dico se serve o non serve. Se non c'è neanche un registro dei tumori, per esempio, come si lavora? Non ci sono dati epidemiologici, cioè, è una cosa incredibile. Non ci sono dati epidemiologici, ma voglio dire, ma come lo fai un piano di rientro così? Dici, vabbè, pigli i punti più visibili, l'ospedale, quanti posti letto? 20, tagliamo, due reparti, via, cacciati. Quanti sono i medici? 12, li trasferiamo da un'altra parte? Noi non sappiamo dove. Io sono anche sul tavolo regionale come intersindacale e noi stiamo aspettando dal 2012 ancora la riorganizzazione, siccome si parlava di riorganizzazione, la riorganizzazione dei laboratori, perché non è possibile che ci sono tanti laboratori. Dobbiamo anche cercare un po', voglio dire, di fare dei laboratori grandi, di cercare un po' di accorpare, perché ci sono dei laboratori che sono diventati solo dei punti prelievo. Però noi non siamo stati convocati ancora, ci avevano promesso che ci avrebbero convocato nel 2014, invece no. Ora speriamo, con il nuovo governatore, speriamo che verremo ricevuti, perché la Lombardia l'ha già fatto da 3 o 4 anni, il Veneto l'ha già fatto, l'Emilia Romagna l'ha già fatto, il Lazio l'ha già fatto. Noi siamo ancora gli ultimi. Conosciamo storie tante, noi abbiamo anche scritte molte storie, convenzionate con odontoiatri, però sono dimenticati di acquistare Riunito, insomma, sono certo. Tante di quelle cose, di quelle storie. Io voglio sapere chi fa che cosa, perché solo così se vuoi fare davvero se davvero vuoi fare una ricognizione seria, se no come vai a tagliare? Filippo, come si fa? Il punto è questo, è uno dei punti, questo è il punto, uno dei punti di inizio, credo che, cioè, io personalmente non ero neanche d'accordo che ci fosse un commissario, secondo me la gestione era ora che si chiudesse e che ci fosse una gestione
ordinaria. Assolutamente sì. Quello sì. Assolutamente sì. Quella era la cosa che bisognava perseguire, secondo me. Il ritorno ad una gestione ordinaria, cioè con un assessore alla sanità che preparava un piano sanitario regionale e che dal piano sanitario regionale poi se ne venissero tutte le cose di cui abbiamo discusso oggi e nei mesi e nelle settimane precedenti. Però si è pigliata questa strada, ora il commissario non lo so, insomma il commissario cioè, tecnico-politico non lo so, non è, cioè, in questo è vero, è una telenovela che ha stufato tutti perché sì, non ne quello doveva essere il punto di partenza di una riorganizzazione, invece ci arriviamo molto tardi, insomma. Filippo, mi diceva un medico, uno di quelli che ha partecipato alle nostre trasmissioni in questi ultimi giorni, mi diceva, ma sai, ti dico questo, ci sono alcune strutture sanitarie nel territorio dove per esempio ci sono 6 amministrativi e un medico. 6 amministrativi per produrre che cosa? Non si sa, però sono lì. Allora, io non lo so, cioè uno che deve rimettere a posto tutto questo sistema complesso che è servito negli anni a costruire carriere elettorali, cioè voglio dire, è arrivato al punto di dire mo, adesso basta, dobbiamo ridare dignità. Sì, bisogna voltare. Allora cominciamo a vedere chi fa che cosa, io lo ripeterò spesso questo, chi fa che cosa, mi interessa sapere questo. E devi aggiungere chi serve e chi no. Sicuramente sì. Chiaro. Perché ci sono delle cose assolutamente inutili o comunque messe al posto sbagliato. Perché poi non sempre la cosa è inutile in sé. È inutile perché viene messa nella collocazione nel contesto sbagliato. Perché magari conveniva metterlo lì per altri motivi e non per quelli di dare un servizio al cittadino. I tagli, siamo rientrati dai bilanci, mica perché abbiamo riorganizzato, perché abbiamo eliminato servizi. Abbiamo il vero risparmio e sono gli stipendi dei dipendenti. Il vero risparmio è tutto lì, perché la farmaceutica non mi risulta che sia diminuita, anzi mi pare che sia aumentata. I servizi esternalizzati sono aumentati e peggiorati. Allora questo risparmio, questo aver fatto quadrare i bilanci, è pesato solo ed esclusivamente sulla testa dei cittadini. E dei medici. E degli operatori. E dei medici, degli operatori. Degli operatori. E mettiamoci dentro anche gli infermieri. No, no, dei lavoratori, in generale. Noi siamo infermieri... portati a... Ma così soffrono. Chiunque può fare un certo, piano di rientro. Il taglio. E con infatti, i pensionamenti c'è stata una diaspora. Cioè, Filippo, puoi farlo tu l'assessore della sanità, guarda. Ma, no, non scherziamo. Non scherziamo perché questa è una cosa molto seria, ora non lo so, io mi auguro che da martedì, se è vero che verrà rispettata questa scadenza di martedì in avanti, si vada a tappe forzate, però quello è il punto, eh. A tappe forzate significa una riorganizzazione dei servizi, poi un piano sanitario, poi in ogni caso la nomina dei commissari nell'azienda ospedaliera e nelle aziende sanitarie provinciali, anche questa è una urgenza perché non ci sono punti di riferimento, è difficile trovare chi firma una carta, chi dà un'autorizzazione, insomma tutta una serie di cose che sono abbastanza diciamo semplici ma che trovano grandi difficoltà e poi niente, poi finirla anche da parte del cittadino utente, scusatemi se concludo con questa pippa di pensare che tutte le cose si risolvono con le amicizie. Io rivado all'inizio della nostra trasmissione, me ne sarei aspettato di più a fianco dei medici e del personale infermieristico. Perché poi è facile al pronto soccorso dell'ospedale civile dell'Annunziata mettersi ad urlare o peggio, per servizi che vengono ritardati o che non vengono dati. Però forse sarebbe stato molto meglio che a fianco di quei medici e degli infermieri le persone che si lamentano al pronto soccorso ci andassero. Quello è il mio cruccio della giornata di ieri, per la quale ringrazio come cittadino utente ancora una volta che l'ha organizzata. Filippo, siamo in chiusura, solo per ritornare sull'argomento di pochi istanti fa, prima di questo intervento che io sottoscrivo, questo di Filippo. Quando noi stavamo scrivendo il libro avevamo bisogno di sapere per esempio il numero di impiegati di una determinata ASP della Calabria, beh, siamo sentiti rispondere all'ufficio del commissario, beh, andate all'ufficio ragioneria, chiedete a qualcuno di
mettersi a contare i cedolini. Dico, ma perché non avete un... No, qui da Catanzaro non riusciamo a sapere quanti ce ne sono a Cosenza non sa quanti ci sono a Reggio non sa quanti lavorano a Vibo. Vi parlo di 3 anni fa, può darsi che le cose siano migliorate, però non c'era il contatto, non c'era uno scambio di informazioni, insomma, tutta una cosa molto... A me hanno dato una spiegazione. Quale spiegazione ti hanno dato? Allora, le richieste della Regione sul piano dei dipendenti, sul numero dei dipendenti, viene chiesto praticamente ogni 6 mesi. I direttori generali dicono di averli mandati, ma dopo 6 mesi non corrispondono più con quelli di 6 mesi prima. Perché ovviamente nel frattempo qualcuno se n'è andato in pensione, è stato purtroppo per malattia, però... Allora, siccome trovano delle incongruenze, allora, li richiedono. E quelli dicono loro di averle ritrasmesse e continua questo palleggio, dal quale però il cittadino comune, e io compreso, pur essendoci come sindacalista dentro, non riesco a venirne fuori perché ognuno ha la sua versione, ma tu non riesci a verificare. C'è il dato complessivo? C'è il dato complessivo? No, no. È impossibile. E chi te lo dà? È impossibile, non esiste. Siamo stati pregati in una riunione in dipartimento. Io ero in rappresentanza del mio direttore all'epoca, di riempire noi la scheda con il numero dei dipendenti per ruolo e qualifica da inviare al dipartimento. Salute a Catanzaro. Io lo devo mandare. E gli uffici amministrativi che fanno? Scusa. Va bene. Abbiamo chiuso. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Inutile sottolineare e ribadire il fatto che saremo vicini, grazie. Come cittadini, come utenti di questo ospedale, ma vigileremo su tutto quello che accade nell'intero sistema sanitario calabrese. Non è escluso che dalle prossime trasmissioni cominceremo una sorta di viaggio nelle strutture sanitarie per cercare di capire chi fa che cosa, perché secondo me questo è il punto centrale. Vibo, Attilio, sollecitano Vibo, a te e a me. Vibo, assolutamente, partiremo da Vibo, per capire veramente, io lo ripeto, perché chi fa che cosa, e quali sono i risultati, voglio vedere i risultati. Voglio vedere che cosa si studia in questi centri, in questi tavoli, in questi centri di ricerca, in cui dice, come dicevo poco tempo fa ad un amico, ma scusi, ma in questo laboratorio che si fa? Noi facciamo ricerche sulla popolazione, sulle malattie, abbiamo delle... Boh, io non ho mai visto nulla, sarà una mia... La mia incapacità di leggere le cose, non lo so, ma io non ho visto. Rolfo, tu hai visto qualcosa? No, alcune volte mi ricorda uno sketch della smorfia. Non so se lo ricordi, quando Lello Arena diceva al napoletano che soffriva, dice, ma che cosa ne capisci tu dei tuoi problemi? I tuoi problemi noi li abbiamo studiati, abbiamo scoperto che il Vesuvio è pieno di purè, quindi abbiamo risolto i problemi della fame di Napoli. Mi ricorda molto da vicino questo sketch. Bene. Grazie. Filippo, noi abbiamo chiuso questa settimana. Concluso... Grazie a Dio. Grazie a Dio, dico. E non sei contento? Scusa. Sì. Ti riposo. Adesso ricominciamo martedì con? Il dissesto. Col dissesto idrogeologico. Con dei numeri importanti e con un po' di storie raccapriccianti. Lunedì pomeriggio fanno una bella iniziativa alla Villa Rendano. Sì, su questo tema. Ma noi non andiamo in onda lunedì. Ma te lo dico, così ci mandi una truppa e abbiamo il filmato per martedì. Ma abbiamo qualcosa di molto forte, molto forte. Va bene. Molto forte. Ricordati, molto forte. Va bene? Va bene. Arrivederci. Arrivederci e buon fine settimana a tutti. Arrivederci, grazie per averci ascoltato.